Regalini per pulmini. Ok, oggi è lunedì, dovrei anche lavorare, però devo finire di montare la scrivania. Sono andato a prendere l'hub da Alessia, un hub Thunderbolt 4, 11 porte, al quale andrà collegato poi tutta la struttura, diciamo tutto l'impianto informatico del pulmino. In più sta altro mega hub alimentato con ogni porta comandata. Poi mi chiedono cosa mi servono 400 ampere del litio, te se avessi, ragazzo. Vabbè, io ora vi saluto, ci aggiorniamo al lavoro finito. Qua devo ridargli mille chiodi, lì c'è una vite, perché il lavoro è troppo complesso e pertanto devo togliere via tutto e montare un pezzo alla volta, sennò verrebbe su un casino, insomma. Siccome pesa moltissimo quel Lab Thunderbolt 4, idem poi anche gli alimentatori, e scaldano, io li ho, come puoi vedere, tenuti appoggiati in modo tale che con le buche, la forza di gravità, il peso viene scaricato lì, quindi non si muovono. Ovviamente li ho attaccati alla parete con il mille chiodi, insomma, che dicono presa immediata in 0 secondi, in realtà che vuol tipo d'ore. Ho quasi finito, certo che è dura, però dai. Sto facendo un lavoretto, ho fatto pulito. Adesso finisco giusto i dischi, li ho attaccati tutti. No, me ne manca uno, però va tenuto mollo perché è un disco che mi porto anche via, uno di lavoro. E ok, adesso mi attacco tutti i cavi di ricarica. So che magari a pochi interessa, ma funziona tutto, tutte le mie prolunghe a portata di mano, questo funziona, la micro SD funziona, la ricarica rapida funziona. E vediamo qua, il tutto è ultra fascettato alla perfezione. Ora metto qua i cassoni dei vestiti e chiudo con le tende. Eccellente. Guarda che razza di ufficio ultra ordinato, porca miseria. Questa era la ciabatta che avevamo messo l'ultima volta. E questo qui sembra un cavo USB-C, in realtà è il cavo Thunderbolt per il monitor, con già l'adattatore attaccato sotto da HDMI a Thunderbolt per l'Xbox. Sistemiamo e ordiniamo. Anche i cavi qua, tutto sto degheio. Pausa lavoro. Spoiler, non si può vivere con l'aria condizionata sempre accesa perché le batterie non ci stanno dietro, meglio, i pannelli non ci stanno dietro, giustamente. Un clima consuma più o meno 40 ampere ora, anzi senza più o meno 40 ampere ora. Se c'è poco caldo si abbassa, se c'è tanto alto resta 40 ampere ora. Ok, quello è il gioco. È una giornata sfigata. Non nel senso di sfortunata, ma nel senso che mi sono messo sotto al sole perché ho bisogno, per motivi di lavoro, eccetera, di trovare un parcheggio vicino ad Alessia, perché poi devo andare in bici da clienti, eccetera, eccetera. Quindi devo parcheggiare lì, punto. Per il momento è tutto piano, quindi sono parcheggiato qui in un parco, sotto al sole completamente, e quindi sono a 40 gradi dentro pulmino. Ho provato a far andare il clima, ma quando sei sotto al sole devi chiudere tutto e ti sembra di essere una bara, quindi anche no, insomma il clima si accende prima di andare a dormire per raffrescare e basta. Qua mi segna 44, però ovviamente sono i lati alti, quindi temperatura interna reale sarà 38 gradi sicuri qua, sì sicuri. Beh, in fondo stiamo rivivendo l'icona del pellegrino, del viandante nella storia, che chiedeva riposo alla chiesa, no? Quindi mia chiesa, che domando ombra e un fiale d'acqua, che tra l'altro pago me, con tutte le tasse che pago, porco di... Ah, tra le cose mi hanno sistemato il generatore, non l'avevo detto perché non me ne ero accorto, me ne sono accorto ora, è molto più silenzioso, ora è a pieno carico in quanto ha tutti e due gli alimentatori attaccati, stiamo caricando a più di 80 ampere ora, è notte, è sera come puoi vedere, e quindi anche questa è una buona cosa, insomma ne sono molto felice. Cosa interessa a te? Ma non lo so, è così per chiacchierare fra amici, o forse anche un modo per dire se una cosa ha una determinata caratteristica magari ci sarà anche il perché, cioè se una cosa ti fa tanto rumore magari c'è anche qualche motivo, c'è qualcosa che si sta rompendo, c'è qualcosa di lasco, hai capito? Certo che io di sicuro faccio da tester alla Dissetech per il funzionamento delle batterie, le alte temperature, guarda, abbiamo 40 gradi in quella parete, 40,6, sono a Jesolo perché devo lavorare barra riposarmi, no, qui 39, qua fa più fresco, lavora qua in testo angolo qua, e perché poi partiremo io e Adolfo per un viaggetto, spero che ti piacerà, e se non ti piacerà insomma se problemi tui, perché come fanno piacette un'avventura del genere dei due amici in semeni tra l'altro che ciappa in moto e vanno nel Triglav in Slovenia, poi in Austria e poi in Germania. Sarà comunque fonte di ispirazione.
Ma mi sono preso avanti coi lavori. Sono bene o male sempre avanti coi lavori. E non ho paroni, perché non sarò tutto con le spiagge al mare? Fatta. Così, rinfrescato anche il CP. Ah, che bene che stiamo. Io una sveglia per il lavoro quando sono a Jesolo. Sostanzialmente, quando si passano i 40 gradi, mi arriva la notifica dal sensore di temperatura, il telefonino, la notifica, e quella è l'ora di andare in spiaggia. Adesso in spiaggia. No, volevo fare questa parentesi, non so se a qualcuno interessa, ma secondo me può invece interessare, ma nel senso proprio pratico del termine, a chi è l'antifurto TK Star. Questa cosa, cosa è successo? Io ho sempre avuto Vodafone Easy Control come tariffa per questo antifurto, la quale costava 2 euro al mese, ok? E come si sa, Vodafone così si reinventa, modifica i contratti e le tariffe a suo piacimento e l'ha portata a 5 euro. Allorché io ho fatto finire i soldi che c'erano dentro e poi non ho più rinnovato, ovviamente, no? Ho detto nell'attesa puoi cambiare con un'altra. Questo parecchi mesi fa ho notato che il tracker sta funzionando ancora, quindi sta attento, cioè ok, sì, non pagare più, ma sta dentro a SIM e prova a verificare se funziona ancora. Cioè, il mio da mesi che funziona e mi arriva ogni mese l'avviso, attenzione, il tuo credito è meno 1,90, ogni volta meno 1,90, non è che si stanno sommando, resta sempre meno 1,90, quindi prova a dare un occhio anche tu. Guarda qua, ricordo che la pizzeria Marasca, quella volta mi hanno detto davanti a tutti i clienti che il pizzaiolo si rifiutava di farmi la pizza a gamberetti e rucola. Io la trovo in quasi tutti i menù. Ciò è ora di, o meglio, grado di chiudere l'ufficio. Turu turu tu tu tu. Ah, ma che bella borseata, Dio caro. Zio caro, cosa mi tocca far per andare in Trentino? Lustra, mamma mia, che organizzazione! Fioi, c'è tenda, picchetti, asciugamano, costume, accessori, dei ricambi, di tutto, di più. E soprattutto un amico col GS che ti porta roba grande, golfo. Let it roll, baby, roll. Let it roll.